Cara comunità di fedeli, c'è qualcosa che spesso sfugge alla nostra attenzione, come il vento che soffia inosservato intorno a noi. È un tema che ci riguarda tutti, un pericolo invisibile che si cela dietro la maschera della normalità. L'11 febbraio 2024, una data che forse vi sembra innocua, ma che è tesa ancora una volta come una trappola. Una trappola che si insinua nelle pieghe della nostra esistenza, una rete sottile di cui spesso non ci accorgiamo perché siamo distratti. E qual è la fonte di questa distrazione? È la nostra incapacità di considerare gravi cose che sono diventate più che normali nella nostra società. Oggi capiremo insieme cosa rappresenta questa data e due aspetti fondamentali che stiamo ignorando. Abbiamo gli occhi aperti, di fronte alle sfide che il mondo ci presenta o siamo troppo concentrati su questioni superficiali per notare ciò che è cruciale per il nostro destino? San Michele Arcangelo ci mette in guardia. Se credete nei messaggi del nostro principe delle milizie celesti, scrivete nei commenti: io credo. Amen. Partiamo subito dal messaggio, consegnato a Linda Noskevich, da San Michele, per poi capire di cosa sta parlando precisamente. Come principe delle milizie celesti, che veglia sulla luce divina e combatte le forze dell'oscurità, rivolgo a voi un messaggio di avvertimento e guida in questo periodo di festività pagane. È con la maestà e la forza del Signore che mi presento a voi, portando la spada infuocata della verità e la fiamma ardente della protezione divina. In questo momento cruciale, le forze del male cercano di celarsi dietro le apparenze festive, cercando di tendere trappole subdole per allontanare i figli di Dio dalla retta via. Vi esorto, dunque, a essere vigili e attenti, poiché il maligno cerca di aprire portali nell'oscurità per trascinare le anime smarrite lontano dalla luce del Signore. Le tentazioni possono celarsi dietro i festeggiamenti, ma la vostra fede e il tuo discernimento sono le armi più potenti contro queste insidie. Seguite la parola del Signore con fermezza e non permettere che i portali dei demoni si nutrano delle vostre incertezze. Invocate il nome del Signore e chiedete il mio aiuto, affinché la mia spada possa fendere le tenebre e proteggere il vostro spirito. Con la mia benedizione e la protezione del cielo, San Michele Arcangelo. Per ringraziare San Michele, vogliamo pregare insieme a voi la preghiera a lui dedicata in latino, come richiesto espressamente dal principe degli angeli a Manuela Streck in un messaggio del 21 novembre 2023. Sante Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperetilli Deus, supplices deprecamur, tuque, Princeps milizie celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Come in tutti i messaggi celesti non sono indicate date precise, ma in base agli avvertimenti dati, non è stato difficile individuare date in cui ciò che San Michele dice si potrebbe verificare, come la malefica festa di Halloween, ad esempio, e questo 11 febbraio 2024. Quella domenica sarà la data della domenica di Carnevale. Quando le nazioni europee adottarono il cristianesimo, alcuni dei suoi riti e rituali pagani si infiltrarono nel ciclo liturgico cristiano. Uno di questi rituali fu la celebrazione del Carnevale. Il periodo quaresimale del calendario liturgico e le sei settimane, direttamente precedenti alla Pasqua, era storicamente caratterizzato da digiuno, studio e altre pratiche pie o penitenziali. Durante la Quaresima non si tenevano feste o celebrazioni, e la gente si asteneva dal consumare cibi ricchi, come carne, latticini, grassi e zuccheri. Così, fin dai tempi antichi, i cristiani europei adottarono la celebrazione del Carnevale pochi giorni prima dell'inizio della Quaresima. Se pensate che ciò che stiamo dicendo sia importante,
Vi invitiamo a lasciare adesso un mi piace al video e ad iscrivervi al nostro canale Cuore di Cristo Prayers per non perdervi altri contenuti simili. Quella domenica sarà una festa di colori, di allegria, con sfilate di carri e maschere che accenderanno i volti dei nostri bambini. Molte famiglie si apprestano ad accompagnare i loro piccoli alla festa, ignare di due aspetti fondamentali. Il primo, il carnevale dovrebbe essere celebrato come una festa sociale che dimostra condivisione, fratellanza e mutuo aiuto. In preparazione alla Quaresima, un carnevale cristiano dovrebbe essere un momento di riunione come fratelli e sorelle, annunciando gioiosamente al mondo intero una stagione di grazia, una stagione di rinnovamento, una stagione di speranza. Le nostre sfilate dovrebbero essere dimostrazioni della nostra fede, la nostra musica dovrebbe diffondere il Vangelo, e la nostra festa dovrebbe essere caratterizzata dall'amore, dalla misericordia e dalla pace. Invece il carnevale, con il passare del tempo, si è trasformato in tutto ciò che non è affatto gradito a Dio, ovvero una rappresentazione della mente carnale in azione, che è completamente opposta a Dio. Questo è il motivo per cui al carnevale, spesso, insieme a poveri bambini vestiti in maniera indecente, si assiste a tanta nudità degli adulti, ubriachezza, contese e soddisfazione della carne, poiché è ciò che la mente carnale trova piacevole. Il secondo aspetto ignorato è che l'11 febbraio sarà la data dell'anniversario delle apparizioni della Madonna di Lourdes, e per volontà di San Giovanni Paolo II, si celebra anche la Giornata Mondiale del Malato. La Vergine Santissima appariva a una fanciulla pura e innocente. Guardava con tristezza e preoccupazione il nostro mondo, dove il peccato, con la sua insidiosa forza, causa ogni giorno devastazioni inimmaginabili. La Madre di Dio, con il cuore trafitto, ha lanciato il suo appello urgente non una, non due, ma ben tre volte: penitenza, penitenza, penitenza. A Lourdes. La Vergine Maria ci mette in guardia. Osserva la nostra società, che a volte sembra dimenticare i diritti supremi di Dio, contestando la sua legge e correndo freneticamente verso la propria distruzione. In questo momento, vi invitiamo a condividere questo video con uno scopo di grande importanza: diffondere consapevolezza e nutrire una ferma intenzione nei cuori dei genitori di condurre i propri figli alla dimora della Madre di Dio. In questo luogo, dove la grazia divina si riversa con abbondanza, i cuori innocenti dei bambini possono essere plasmati e guidati lungo la via della virtù e della spiritualità.